Non credo che Fenoglio sia mai stato davanti a un numero di persone come quello, ma nemmeno molto meno, ecco, non c'erano i festival di letteratura. Cosa succede? Che il rapporto proprio tra chi scrive libri e il mondo, cioè voi, la gente, diventa una cosa assai più articolata, ricca di quanto fosse in passato. Vorrei farvi capire che tutto questo è qualcosa di nuovo, cioè noi non avevamo dei maestri in questo tipo di tecnica di sopravvivenza. Quando io ho iniziato a scrivere, cioè all'inizio degli anni 90, c'erano proprio i primi albori di questo fenomeno, ma era proprio un briciole, no? Quindi non avevamo dei modelli, cioè io farò come Calvino. Se io avessi deciso di fare come Calvino, sarei un uomo triste. Non c'erano modelli ed è toccato inventarci come abitare quel paesaggio. E se voi provate a pensarci, ognuno di noi ha cercato la sua via e non c'è una vera forma, una vera soluzione, ma dipende proprio dai talenti personali, dai gusti personali. No? E ognuno con molta serietà, devo dire, per lo più, con passione, anche con divertimento, ha fatto quello che gli sembrava naturale fare. Secondo me, guardate, grosso modo è questo. E così vi potete trovare di tutto. Non so, Benny, che uno già dei più vecchi, sono, se fosse qui si incazzerebbe, però è uno dei ancora più vecchio di me. Lui non va mai in televisione, non so se avete notato, avete mai visto Benny in televisione? Mai. Però vai sul palcoscenico a leggere le sue cose. Io non vado mai a leggere sul palcoscenico le mie cose. Sono stato in televisione, non ci vado più come lui, però sono stato in televisione, ho fatto molto in televisione. Busi va in televisione con la veletta, la Santa Croce si fa fotografare in calze autoreggenti, Lucarelli è come se facesse evaporare la sua passione per l'intrigo, in un lavoro sulla realtà, e lo fa scegliendo la televisione. Molti sono presenti nei modi più diversi sui giornali, c'è chi canta, si fanno spettacoli di poesia, performance. Henry De Luca l'ho sentito cantare Monte Canino, bellissimo. Lui e Paolini con Brunello che suonava il violoncello. E siamo così, poi non so, diamo interviste, ecco. È un modo di abitare questo mondo che si è spalancato intorno a noi. Un mio allievo che pubblica un libro, ecco, vende più di Fenoglio quando ha pubblicato il suo primo libro. Perché è un mondo più grande. Fine. Dopodiché devi capire come mai sei ingrossato così. Devi capire se ti interessa, per carità. A me interessa, ma non perché, come dicono i miei detrattori, la mia passione precipua sia il mio conto in banca. No, mi sembra che è un modo di capire il mondo, no? Chi sono questi qua? Come mai sono moltiplicati? Una delle cose che io credo di riconoscere è il fatto che, mentre in passato leggeva libri colui che aveva una passione per la lettura dei libri, chiuso, quindi rapporto uno a uno, io becco giusto lui che vuole me, tac, fine. Quindi i lettori forti, cioè quelli che hanno quella passione lo fanno. Oggi quelli che comprano libri sono soprattutto delle persone che transitano attraverso i libri, cioè che hanno numerose passioni, hanno un modo piuttosto articolato di cercare l'emozione o l'informazione o l'approfondimento e che tendenzialmente interpretano il libro come una delle tessere che gli sta raccontando il mondo. Continua a esserci una tribù di persone che amano il libro, la letteratura, e che cerca quel tipo di prodotto e solo quello gli interessa. Continuano a essere abbastanza pochi, ma intorno a loro si è formata questa grande tribù di persone che molto volentieri transitano attraverso i libri. C'è un modo di leggere tutto questo, cioè che ci importa solo più del mercato, che facciamo solo pubblicità, che ormai la costruzione dell'immagine ha prevalso sulla vocazione letteraria, no? Intellettuale. L'espressione appunto scrittore alla moda sintetizza un po' questo tipo di lettura, ecco. Ma è una lettura lecita, naturalmente, sottovaluta la bellezza del problema e la sua complessità, diciamo. E quindi non rende giustizia, credo, a quello che poi
accade, ma non parlo di me in particolare, ma direi di tutti quelli che oggi fanno questo mestiere. Mestiere che proprio per queste ragioni è diventato poi molto difficile per i giovani, perché un ragazzo che oggi ha 23-25 anni vuole scrivere libri, ecco, lui sa che finirà lì. Cioè io quando ho iniziato in realtà non lo credevo, cioè non avevo capito, pensavo che avrei scritto libri, fine, non avevo capito che stava per accadere tutto questo. L'ho trovato lì, ho cercato di non sbagliare, sono andato avanti, ma un ragazzo oggi, quelli che vedo a scuola da me e che escono, hanno questa ambizione di scrivere, loro sanno. Oggi ho acceso la radio, c'era uno dei miei allievi grossi che parlava alla radio, Sinibaldi, Fahrenheit, era lì, parlava, e mi ha fatto impressione perché l'avevo perso di vista, che era allievo, che faceva le domandine e rispondeva a domande di cosa pensa del mondo, eccetera, d'improvviso, giusto che sia così. Naturalmente il titolo del mio articolo era "Per favore stroncatemi", una cosa del genere, adesso non mi ricordo, ma come al solito è l'evaporazione giornalistica. Il titolo concetto, lo fai, quindi te lo chiedi, come viene. Esatto, ma non era un problema di legittimazione, era un problema di galateo, come quelli che buttano le bottiglie per strada, che non chiudono la porta quando escono, era una faccenda di galateo minimo. Io volevo solo dire, e l'ho detto, che è ineducato, è offensivo e profondamente triste che intelligenze poco famose o famosissime, mediocri o molto alte, pensino di fare i conti con alcune cose che accadono nel mondo di oggi in questa forma, che è la battutina altezzosa di passaggio facendo altro, che è un modo di non riconoscere, no? di negare. Allora, io in genere, ecco, mi sveglio al mattino e poi cerco di fare quello che posso perché il mondo sia più dignitoso quella sera, poi quando vado a dormire. Io mi faccio un sacco di culi a me, ma insomma ogni tanto ci sono anche altri che fanno delle cose che mi sembrano veramente, poi non capisco il perché, ecco. Per cui quello che io ho detto è questo, non ho detto "per favore stroncatemi" perché non sono così masochista, però ho detto questo: se volete occuparvi di qualcosa, ve ne occupate seriamente. Leggete e scrivete, se no non ve ne occupate. Ma guarda che è una richiesta minima, è come quello che gli chiedi: "scusi, ma c'è la coda alla cassa, si mette mica in coda". A me sembra una cosa di galateo proprio minimo. Poi del tutto casualmente ho beccato due, perché l'avevano fatto nell'ultima settimana, ma potevano essere anche altri due, non è che avevo proprio, ce l'avevo con quelli lì. Loro due mi sembravano anche un caso che tutti potevano riconoscere, perché sono persone famose, molto, molto, molto stimate, no? Per cui ti fa impressione quando a tagliare la coda è il ministro, ad esempio, doppiamente ti incazzi, perché dici ma adesso, non è ignorante, non è incolto, mi taglia la coda. Ecco, l'ho fatto perché aveva colpito me, perché ero io che leggevo le battutine di passaggio, ma in realtà è una cosa che è nota a tutti, che colpisce tutti noi, non solo, ma quando ho scritto questo articolo ho avuto un sacco di solidarietà da gente che non c'entra niente col mondo dei libri, commercialisti, dentisti, medici, perché il fenomeno è generalizzato, no? Architetti, qui dicevano "guardi, giornalisti" che mi scrivevano, perché è una cosa che conosciamo, non è nemmeno solo nel nostro paese, ecco. Per cui ho pensato di dire che sarebbe stato meglio se ci fosse stato un confronto vero, insomma, se davvero pensate, è qui che nasce il titolo "per favore stroncatemi", se davvero pensate che quello che io scrivo sia spazzatura, volete mica dedicare per caso una volta un saggio un minimo impegnato, serio, no? Per spiegare a tutti i lettori che ho nel mondo che è spazzatura, cioè parliamone, comunque è utile, questo bisogna farlo, ecco. E adesso l'hanno fatto. Cosa c'è, secondo lei, nei suoi libri che può essere apprezzato da persone con diversissime culture? Seconda domanda, tutta in una sola, ma affronta modalità di scrittura molto diverse, penso siti, una storia, cioè è molto diverso. Perché sperimenta modi di comunicazione letteraria così lontani? Ma per la seconda domanda, perché quando finisco di scrivere un libro, ma già mentre lo scrivo incomincio
mi monta dentro la voglia di una cosa diversa, proprio mi annoio proprio di quella roba lì, non ne posso più. Per me il caso più eclatante è il fatto di scrivere dopo Setta City, cioè veramente lì bisogna essere dei coglioni, perché come titolo non è che tanto il titolo veramente, cioè, con tutti i titoli che c'erano a far Setta City. Poi non so, insomma, raggiungi il successo con un libro come Setta e cosa fai dopo? Fai un libro complessissimo, contemporaneo invece che praticamente illeggibile, le prime 10 pagine complicatissime. Mi ricordo il mio editore di allora, che adesso è ancora l'editore mio di adesso, che mi aveva detto: ma se potessi almeno dividere in paragrafi. Io no, assolutamente. Ma perché in quel momento era la cosa che mi piaceva da morire, cioè proprio quello, la complicazione invece che la semplicità, la non linearità della narrazione, no? Il libro grosso invece che il libro piccolo, la contemporaneità rispetto a questo mondo ottocentesco, no? E già quando scrivevo Setta non ne potevo più di Setta e mi veniva: adesso vorrei fare tanto un libro, è sempre successo così, francamente è sempre successo così. Quindi non c'è un'estetica, una poetica. C'è che non riesco a iniziare un libro se non ha dentro una sfida che mi piace davvero, che mi dà molta energia, e spesso è fare la cosa differente da quella che hai fatto prima. Poi in realtà è come si cammina, no? Come camminare su una pietraia, cioè alla fine io riesco abbastanza a vederlo il cammino, cioè è uno che cammina in realtà, però il piede no, lo metti qua, quell'altro lo metti là, è anche una delle cose che neanche lontanamente riescono a capire i più accaniti detrattori dei miei libri, che non vedono mai questo passo, vedono i sassi, vedono il piede sul sasso, e dicono: ma guarda dove ha messo il piede. Ma nessuno, devo dire, anche un po' obnubilati dall'astio, ma non vedo mai nessuno che sia... che anche solo per un attimo abbia intravisto il passo, la direzione, diciamo l'unità, il progetto, no? Il tipo d'animale, ecco, non capiscono il tipo di animale. Anche per questo non mi sono utili, io imparo molto poco dalle mie stroncature, non solo perché sono molto presuntuoso, ma perché non vedono il passo. Forse non hanno... Guardi, non hanno gli strumenti per vedere il passo, mica colpa loro. Non ce la fanno, ne la fa. Io volevo fare una domanda specifica su un suo libro, 900. Volevo chiederle cosa vede Danny Bootman, ti diremo il 900, da quel terzo gradino del piroscafo nel porto di New York. E di che colore aveva la maglietta? Beh, lo dice, Lo dice, ed è uno dei difetti di 900, che se avesse scritto 5 anni dopo lui direbbe molto meno. Però in 900 lo dice, cioè nel testo proprio lo dice. Dopo lui dice: ero lì, ho visto. Mi secca sempre un po' dire queste cose, perché non so. Comunque, insomma, per me era cercare di stringere in un personaggio questa cosa che hanno molti, che è lo shock da infinito, cioè, no, questa sensazione che in fondo forse vivere è un gesto difficile, che è possibile fare se ci sono dei contorni, ecco. Se tu vedi, se sempre contempli tutto il mare delle possibilità, quello è un pianoforte su cui suona Dio, dice 900, cito il personaggio. Insomma, forse non è la cosa per noi, perché il 900 è una storia che forse racconta questo, cioè quanto è difficile per gli umani stare in bilico tra limiti e infinito, tra desideri e possibilità reali, insomma. Per cui quello che vede è l'infinito, sostanzialmente. Per lui, sai, se tu cresci, nasci in questo cortile, cresci in questo cortile, ci resti molti anni, e dopodiché un giorno ti portano fuori e vedi Mantova, Mantova è l'infinito. Lui poi vedeva, non so se New York, Boston, non me lo ricordo, ma insomma comunque vede sta roba. Ecco.
è una cosa che non era per lui, questo, di più non riesco a dire.